Infatti, ho deciso di dar vita sul mio canale YouTube a una rubrica. Ogni domenica pubblicherò un video nel quale vi parlerò dei filati che possiedo e che trovate sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Era da un po' che volevo dar vita a questa rubrica, ma non trovavo mai il tempo. Solo che ci sono state molte nuove iscritte al canale, soprattutto alle prime armi, che hanno bisogno di consigli perché non sanno appunto bene come utilizzare i filati, quali tipi di filati sono adatti per tipi di lavorazioni, e quindi appunto ho deciso di iniziare questa rubrica. Avrà una scadenza settimanale, cercherò di pubblicare un video ogni domenica nel quale vi parlerò di almeno 4 filati che possiedo, a volte anche meno, a volte anche più, dipende un po' anche dal tempo a disposizione che ho per poter fare questo video. Non scenderò nei particolari, diciamo che darò soltanto delle indicazioni, soprattutto sui filati che ho già lavorato, quindi so come rendono e i tipi di creazione che potete fare. Una cosa che dirò già, tenete sempre ben presente, soprattutto per chi ha le prime armi, che quando sull'etichetta trovate scritto il numero di uncinetto o di ferri da utilizzare, non dovete per forza utilizzare quelli. C'è chi ha la mano più morbida quando lavora perché tira meno il filo, c'è chi invece ha una mano più stretta quando tira il filo. Quindi in quel caso, se avete una mano stretta, vi consiglio di andare a usare sempre un uncinetto o un ferro più grande rispetto a quello che c'è scritto nell'etichetta. Stessa cosa se invece avete una mano molto morbida e quindi vedete che la lavorazione non ha corposità, allora vi consiglio di lavorare con un uncinetto o i ferri di mezza misura o una misura più piccola. E poi naturalmente dipende anche dal tipo di lavorazione che volete fare. Quando faccio una stola o quando faccio uno smanicato, io tendo ad usare sempre un ferro più grande rispetto a quello che c'è scritto sui filati, proprio perché voglio che la lavorazione sia più morbida. Mentre se devo fare delle giacchette o dei cappotti, tendo ad usare un uncinetto o dei ferri più piccoli rispetto a quello che c'è scritto nell'etichetta, perché voglio che siano corposi, che abbiano una loro corposità quando lo si indossano, e che non tendono quindi a cedere. Detto ciò, partiamo subito con i filati. Il primo filato di cui vi voglio parlare è un filato della Mistrico Filati e si chiama Alpachino, eccolo qua. E lo avevo scelto per questa eleganza, cioè è un gomitolo molto elegante, quindi fa subito pensare di fare creazioni eleganti. Se ricordate, io l'ho usato per fare lo smanicato che ho presentato a un corso e le ragazze che hanno partecipato al corso lo hanno adorato. Si lavora soprattutto con i ferri. Ho fatto un campione anche con l'uncinetto e mi è piaciuto molto come è venuto. Infatti, penso che farò comunque un maglioncino con l'uncinetto utilizzando questo filato, e vi dico già che il colore che utilizzerò è questo viola, e ve lo faccio vedere bene dalla telecamera, guardate quanto è luminoso. Ma mi piace soprattutto anche questo arancione, che dalla telecamera sembra un po' più arancione, ma diciamo che è più un arancione tendente a color terra. E comunque vi dicevo, cercherò di fare il prima possibile un maglioncino proprio utilizzando questo filato e lavorando con l'uncinetto. Però per chi ha le prime armi, questo filato può risultare difficile da lavorare, in quanto è molto peloso e quindi è difficile da sfilare. E diciamo che chi ha le prime armi e già ha difficoltà a fare i punti, quando poi deve andare a sfilare, trova molte difficoltà. Quindi diciamo che per chi ha le prime armi, questo filato è meglio lavorarlo ai ferri con un punto semplice, piuttosto che cimentarsi subito con l'uncinetto, a meno che non abbiate già lavorato con un filato peloso. Allora in quel caso vi dico: ok, piano piano cercate di quando se avete fatto qualche errore, di sfilare mantenendo la pazienza e la calma, e andrà tutto bene, come si suol dire. Per quanto riguarda questo filato, si lavora con i ferri del numero 6, ma io mi sembra che per poter lavorare la mia creazione ho lavorato con i ferri del numero 7. Ora non mi ricordo benissimo, ma presumo che erano quelli del 7, perché volevo una morbidezza in maggiore per lo smanicato. Per quanto riguarda la composizione, vi dico che è composto dal, leggo perché così non mi sbaglio, 50% merino wool, 5% alpaca, 32% microfibra PC, 12% poliestero e 1% PL metallico, che sarebbe appunto il lame che vedete. Diciamo che questa composizione di varie fibre permette appunto questo gomitolo di essere bello morbido e anche molto caldo, perché comunque c'è dell'alpaca dentro, e l'alpaca sappiamo che è una fibra molto calda, ma c'è anche la microfibra che lo rende appunto morbido, e c'è la solita lana merino che quindi
dà maggiore ancora calore a questo tipo di filato. Come vi dicevo, ogni gomitolo da 50 grammi misura 130 metri ed è un buon metraggio. Tenete presente che solitamente per quanto riguarda filati di lana, quindi stiamo parlando di filati invernale, si oscilla tra gomitolo di 50 grammi da 100 metri fino ad arrivare a 150 metri. Questo naturalmente dipende dallo spessore del filato. Più lo spessore è grosso, più naturalmente il metraggio diminuisce, mentre più il filato è sottile, più il metraggio tende ad aumentare. Con la lana è difficile, a meno che non si tratti di lana che si usa per lavorare con la macchina per maglieria o quindi molto sottile, che si superi i 150-155 metri. In quel caso, se si supera, stiamo parlando già di, come ho detto, o di filati che servono per lavorare con la macchina per maglieria, o altrimenti filati che servono per lavorare sono filati che sono di cotone più che altro. Detto ciò, passiamo al secondo filato di cui voglio parlare, e questa volta è un filato adattissimo per creazioni per bambini. Ah sì, un'altra cosa non mi ho detto, scusatemi. Per quanto riguarda questo filato, è perfetto per poter fare dei maglioncini, dei ponci, delle bellissime stole sfumate, cioè scusatemi, delle bellissime stole luminose. Va bene anche per creare dei vestiti e anche per delle giacche. Se volete dare corposità alla giacca, vi consiglio dei ferri un po' piccoli. Se invece volete dare morbidezza, andate a lavorare con i ferri del numero 7. Passiamo quindi al filato che è perfetto per i bambini ed è il filato dell'Adrian Wool, questo qui, che si chiama Memole. L'ho scelto per via delle sfumature, perché non è il classico sfumato celeste, non è il classico sfumato rosa, ma ha al suo interno diversi colori che sono adattissimi per i bambini. Vedete, questo qui ha al suo interno del verde e dell'arancione. Quest'altro ha al suo interno lilla, scusatemi così lo vede bene, lilla e panna. L'altro che io adoro tantissimo è questo che ha al suo interno il rosa, il prugna e il verde. Quindi non si tratta delle solite sfumature per bambini, ma sono sfumature un po' diverse. E vi dico già l'ho accennato in passato, ma lo farò prima, il prima possibile, penso che sarà una delle creazioni di febbraio, che lavorerò con questo colore del Memole e farò una maglia, penso una maglia top down, perché mi piace tantissimo. Lo trovo un colore molto femminile, quindi adatto anche per noi che siamo più grandi, non siamo delle bambine. Però questo filato è 100% lana, quindi è perfetto per fare delle creazioni per bimbi come copertine, vestitini, cappellini. Quindi potete sbizzarrirvi in qualsiasi tipo di creazione per bambini e si può lavorare sia ai ferri che all'uncinetto. Potete lavorare con i ferri del 3-3,5. Io vi consiglio per fare la copertina quelli del 3,5, e con l'uncinetto potete lavorare con il 3-3,5. Stessa cosa per una copertina, vi consiglio i ferri, l'uncinetto del 3,5. Non ho ancora fatto un campione, spero di farlo il prima possibile in modo da rendermi un po' conto se va bene anche per diciamo motivi, quindi punti non troppo forati, o se è più consigliabile, almeno per quanto riguarda le creazioni per noi, non intendo per il bambino, quelli per bambini va benissimo fare un punto chiuso, perché le copertine devono avere un punto abbastanza chiuso, però per una creazione per noi sono ancora indecisa se fare un punto chiuso o un punto un po' forato, però sicuramente farò un top down. L'altro filato di cui vi voglio parlare oggi è un filato che le cui sfumature mi hanno sorpreso tantissimo, perché sono veramente briose, allegre, e si tratta del filato della DMC Linea Shine. L'ho adorato tantissimo, se ricordate ho fatto la maglia mille bolle proprio con questo filato. Appena l'ho visto mi sono detta: ah, bellissimo, perfetto, lo voglio. Quindi l'ho preso e ho preso diversi colori, quello che ho usato per mille bolle, questo che è veramente molto particolare. Questo qui che mi aveva colpito per il fatto che ha il suo interno queste sfumature del blu, ma anche del prugna, e lo trovo molto elegante come colore. E un altro colore, ma ce ne sono molti altri, poi naturalmente alla fine di ogni diciamo del video vi farò far partire delle immagini degli altri colori disponibili per ogni filato. Comunque, l'altro filato di cui e l'altro colore che vi volevo far mostrare è questo, che diciamo che è un po' più classico, ma potete vedere che comunque ha al suo interno comunque del colore vivo acceso come il rosso. Per quanto riguarda la composizione, è composto dall'80% di acrilico e 20% lana. Partiamo subito dal presupposto che la DMC è famosa per avere un acrilico diverso da quello
nostro. Non è un acrilico vero e proprio, ma è un acrilico trattato, quindi non punge, non si rovina lavandolo, non è il filo, non è che lo trovate prima grande, poi si va ad assottigliare, poi torna grande, è un filato lineare, proprio perché la DMC ha questa è famosa proprio per avere dell'acrilico trattato, quindi non è il solito acrilico. E infatti questo gomitolo è morbido, non punge, è perfetto per qualsiasi tipo di lavorazione. Io ho lavorato una maglia, ma potete lavorare un poncho, anche questo che ho qui addosso potete farlo con lo chain, potete fare dei cappottini, potete fare delle stole, forse stole verrebbe molto troppo luminoso, ma anche molto particolare, quindi se volete fare una stola da tutti i giorni ve lo consiglio lo stesso. Potete lavorarlo sia con i ferri che con l'uncinetto. Vi consiglio di, se volete che si vedano benissimo le sfumature, vi consiglio di lavorarlo ai ferri, o comunque se lo lavorate all'uncinetto di utilizzare un punto classico, quindi non punti forati come ho utilizzato io per le mille bolle, ma io volevo proprio mille bolle perché mi piace l'idea delle bolle lumine che hanno quell'arco baleno quando vengono fatte dai bambini in strada, quindi mi piaceva quell'effetto. Però se volete dar risalto al filato, al sfumatore del filato piuttosto che al punto, allora potete usare un punto molto, molto chiuso e dar risalto appunto alla creazione tramite questo filato. L'ultimo filato di cui vi volevo parlare è sempre un filato dell'Adrian Wool che io ancora non ho lavorato, ma che è molto elegante anche questo, un po' come l'alpacchino, però molto diverso. E si tratta di questo filato che si chiama Silk Merino. Mi aveva colpito per questa particolarità che è tintunita, ma come potete vedere attorno al filo lilla c'è questo filo bianco che ritroviamo anche nel colore del grigio. E invece il rosso e il blu, io adesso vi faccio vedere il blu, lo troviamo tono su tono e dà una sorta di eleganza a questo filato. Inoltre è un filato che è composto, ve lo vado a leggere, dal 57% lana, 43% viscosa, quindi è un filato molto morbido ed è perfettissimo se volete creare dei vestiti. Io questo ve lo consiglio tantissimo per realizzare un bel vestito o una bella maglia elegante o ora ci vuole un coprispalle, una stola, anche un poncio volendo, però un poncio un po' più sottile, perché questo filato si lavora con i ferri, l'uncinetto del 3,3 mezzo. E io vi consiglio, per quanto riguarda i ferri, di lavorare con quelli, anzi no, scusate, sull'etichetta c'è scritto ferri del 3,5-4. Io vi consiglio di lavorare la stola con i ferri del 4 o con l'uncinetto del 3,5. Un vestito va benissimo lavorare con ferri del 3,5, uncinetto del 3,5, però se volete una lavorazione compatta per fare una giacchettina o un coprispalle, in quel caso vi consiglio ferri del 3 e uncinetto del 3. Questo, mi raccomando, tenete sempre presente il discorso fatto prima, a comunque del tipo di mano che avete voi quando lavorate. Ripeto, io l'ho adorato tantissimo, era uno dei filati che ho puntato per poter realizzare il vestito per il matrimonio del mio papà, però come sapete poi alla fine ho optato per l'incantesimo perché l'ho trovato ancora più classico per il tipo di tubino che avevo in mente di realizzare, però giustamente con questo faremo un bel vestito. Devo ancora scegliere il colore, vorrei forse punterò su quel blu o uno su grigi, questo lo vedo più adatto per una maglia più che un vestito, almeno per il tipo di carnagione che ho io. Ma anche questo potete utilizzarlo anche per fare delle creazioni per bambini, perché appunto al suo interno ha lana e viscosa, quindi è antiallergico ed è perfetto anche per delle creazioni per delle bambine anche un po' più grandi. Quindi se volete fare una maglia per vostra figlia che ha 8 anni è perfettissimo per poterlo realizzare. Detto ciò, vi ho fatto una testa tanto di chiacchiere, spero di essere stata un po' più di aiuto, di esservi stata un po' più di aiuto su questi 4 tipi di filati che vi ho proposto. Domenica ci vediamo con degli altri filati. Se volete che vi parli subito di alcuni filati che siete un po' indecisi se acquistare o meno perché non sapete bene perché vi piacciono, ma non sapete bene che tipo di creazione farlo, scrivetemelo nei commenti così lo inserisco nel prossimo video in modo tale da darvi subito un'idea. Detto ciò, noi ci vediamo presto con un nuovo tutorial che spero di far uscire o lunedì o martedì, e vi auguro un buon fine weekend e inizio di settimana.